Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere la regina delle Power Station, la Fossibot F3600. Anzi, la Fossibot F3600 già ve l'ho fatta conoscere. Questa è la Fossibot F3600 Pro. È più evoluta anche la possibilità di collegarla con l'applicazione 3840 Wh come il modello precedente, ma anche l'espansione. Queste infatti sono altri 3840 Wh che si possono utilizzare. Ragazzi, il video che ho fatto 3 mesi fa sul modello precedente ha superato 135.000 visualizzazioni e non avete idea, voi non avete idea, io sì, di quante unità ne sono state vendute. Tantissime, tantissime mi avete scritto, mi avete detto che l'avete comprato, c'è chi voleva un codice di sconto, c'è chi mi contattava per altri motivi. Fatto sta che tantissime unità ne sono state vendute, a dispetto, tra virgolette, di tutti quelli che dicono che le Power Station non servono. Servono per poter essere utilizzate in esterno, avere ovunque la corrente alternata, con tutta questa autonomia, poter avere la corrente continua. Si possono ricaricare con un accumulo del genere, con 2000 watt, con i pannelli solari, ma si possono ricaricare anche con la corrente alternata molto velocemente grazie al pomellino, e quindi abbiamo la possibilità di utilizzarla in esterno, scampagnate, alimentare appartamenti, si può fare praticamente di tutto. Hanno le ruote, sono pesanti ovviamente, pesano circa 45 kg ciascuno, hanno anche il manico per poterle trasportare come trolley. Insomma, sono dei prodotti davvero fatti benissimo. Fossibot si è superata perché già il prodotto era fantastico, ma col modello Pro ha migliorato ulteriormente. Adesso cambia inquadratura e guardiamole, ma vi ricordo che vi lascerò il link, poi vi lascerò pure delle schermate eventualmente, perché il prezzo sicuramente non è indifferente. Infatti chi compra queste Power Station sa quanto costano, decide di comprarle perché capisce che gli servono e le vuole. Poi giù nei commenti in tantissimi ovviamente diranno: ah, non conviene, me lo faccio in casa, lo costruisco io. Ok, ci sono tante altre alternative se volete utilizzare solo l'accumulo, ma se avete bisogno di fare quello che si fa solitamente con i gruppi elettrogeni, quindi avere la corrente ovunque, se fate mercati, se avete bisogno di portarle in appartamenti dove non avete la corrente, come ho detto poco fa, la Power Station è insuperabile. Ora però cambiamo inquadratura e guardiamole. Guardiamole così affiancate. Allora, quella sulla destra, l'espansione sembra più piccola, in realtà le dimensioni sono esattamente le stesse. La differenza è che su questa non abbiamo la corrente alternata in uscita, abbiamo solamente un'uscita USB di tipo C da questa parte, e qua invece abbiamo l'input XT60. Ovviamente il display, la Power Station e l'espansione si accenderanno contemporaneamente, quindi accendiamole. Premiamo il tastino di accensione della Power Station, a questo punto si accenderanno contemporaneamente e avremo gli stessi valori. Considerate che la Power Station eventualmente carica l'espansione e quindi saranno allineate come carica. Sulla parte frontale della Power Station abbiamo il pomellino per regolare la potenza, quindi la velocità di ricarica. Possiamo gestirla su diverse potenze fino ad arrivare a 2200 watt. Io però preferisco sempre caricarla al minimo, quindi a 400 watt, a meno che non ho premura. Poi abbiamo tutte queste uscite USB, Quick Charge, poi tutte queste power delivery, due sono da 20 watt e due sono da 100 watt. Queste sono le uscite 12 volt, il tipo accendisigari, poi queste tipo jack XT60, e qua giù invece abbiamo le uscite in corrente alternata 230 volt, onda sinusoidale pura, massimo 3600 watt. E questi sono i vari tastini per poter accendere i vari comparti. Quindi USB e si accende l'icona. Queste invece sono le prese 12 volt, si accende anche in questo caso l'icona. E con questa accendiamo la corrente alternata, sentiamo un click e si accende l'icona della corrente con l'onda sinusoidale pura. Poi abbiamo tutti i vari valori per quanto riguarda il tempo di utilizzo, la carica della batteria, l'input e l'output. In questo caso state vedendo una trasmissione di carica da una all'altra, perché come vi ho detto poi si bilanciano in modo che le Power Station abbiano una carica perfettamente allineata. E la stessa cosa succede durante la fase di ricarica. Metterò delle inquadrature nelle quali si vede che le Power Station sono in carica e si suddividono la carica in ingresso in modo da ricaricarle entrambe. Ora però facciamo un'inquadratura anche nella parte posteriore, dove troviamo il cavo per la connessione, quindi per poter rendere queste due Power Station comunicanti e poter utilizzare l'espansione. Come vedete si collegano semplicemente unendo questo cavo davvero molto molto grosso. Nella parte posteriore dell'espansione abbiamo solamente questo ingresso, nella parte posteriore invece abbiamo anche gli ingressi per le ricariche, sia con pannello solare che, ripeto, arriva fino a 2000 watt, corrente alternata, più questa torcia messa in questa posizione
in modo magnetico. Si può staccare come il modello precedente, si accende il pannellino per poter accendere con diverse modalità, anche la modalità lampeggio, e nella parte posteriore invece abbiamo la possibilità di accenderla semplicemente per puntare in avanti, anche questa con diverse modalità e modalità lampeggio, e si ricarica tramite presa USB da questa parte. La rimetto al suo posto. E adesso vi faccio vedere il resto. Allora, abbiamo già la corrente alternata accesa, quindi apro lo sportellino. Ho questo multimetro che funziona anche per quanto riguarda la lettura dell'onda sinusoidale pura. Quindi la collego e vi faccio vedere sullo schermo l'onda sinusoidale. Inserisco i contatti. Ok, come vedete, onda sinusoidale pura. Adesso io spegnerò la corrente alternata, scomparirà il segnale. Ok, avete sentito anche il click, spero che si sia sentito. Lo riaccendo e ricompare l'onda sinusoidale pura, quindi funziona perfettamente. Quello che dichiarano effettivamente otteniamo. Questo per quanto riguarda il tipo di onda. Quindi proviamo ad alimentare anche una pistola d'aria calda che mi farà morire di caldo in questa giornata di agosto. Ma non solo, perché oltre a utilizzare la pistolina, voglio utilizzare il compressore. Quindi lo accendo. È partito senza nessun problema. Qua abbiamo il consumo 1100 watt. Come sempre c'è stato un picco, non l'ho visto bene, forse era 1000, 1200, 1300, non me ne sono accorto. Adesso accendo questo che arriva a 1800 watt. Lo metto direttamente al massimo. E abbiamo 2860 watt in uscita senza nessun problema, ma arriva a 3600. Quindi mettiamo pure questa piccola stufetta che assorbe poco più di 2000 watt e vediamo come si comportano. Ci sarà uno scambio tra le due power station. Nell'input vedrete che ci sarà un valore, anche se non è collegata all'alimentazione, quindi non è sotto carica, altrimenti adesso avremmo qua il valore della carica. Comunque accendiamo il compressore di nuovo. Ok, arriviamo a 1100 watt. Come vedete c'è l'input perché l'espansione sta collaborando. Adesso accendiamo questa stufa. Arriviamo a 2500 watt, 2600. Accendiamo questo a metà che assorbe 800 watt circa. Arriviamo a 3250 con 1500 che arrivano da questa, quindi c'è l'input. Mettiamolo al massimo, vediamo come si comporta. 3600, riesce ad andare anche se supera 3600, vediamo per quanto tempo. Sta continuando a lavorare perfettamente perché abbiamo 1760 watt in input perché arrivano dall'espansione, quindi riesce a lavorare senza nessun problema. Ma stacchiamo perché oltre al rumore, ragazzi, c'è un caldo pazzesco e sentirete anche le ventole. Stanno lavorando ovviamente, tra l'altro messe così vicino all'aria che esce da una e entra nell'altra, quindi non andrebbe fatto, però per pochi minuti a farvi l'esempio così va bene. Per quanto riguarda invece le power delivery, vi faccio vedere ricaricando un dispositivo che si ricarica a 100 watt e quindi abbiamo la possibilità di vedere sul display effettivamente questo valore in uscita. Inserisco nel power bank. E adesso dovremmo avere l'uscita di 100 watt indicata sul display, così come dovremmo averlo anche nel display della power bank che si sta ricaricando. Quindi l'uscita va aumentando: 50 watt, 65, 91, 98, 100 watt. Ok, e anche qua abbiamo scritto 99 watt in ingresso, quindi si sta ricaricando e quindi anche da questo punto di vista va benissimo. Ora guardiamo come sono fatte. Allora, pure queste, come il modello precedente, hanno questo rivestimento con questa finta pelle che si rimuove con il velcro, quindi più facile da trasportare. In dotazione troviamo tutti i vari cavi, una copertura per poterla proteggere da umidità, eccetera. Ovviamente devono respirare, quindi utilizzandole completamente rivestite non va bene. E poi all'interno ci sono altri cavi. Questo XT90 con i connettori MC4 per poter collegare i pannelli solari, un cavo USB di tipo C e poi questo.
che per l'accendisigari dell'automobile, sempre con il collegamento XT. Ovviamente c'è il manuale di istruzioni scritto anche in italiano e oltre ad avere la possibilità di utilizzarla tramite l'applicazione, come ho fatto vedere poco fa, possiamo gestire anche tramite questa rotella per poter cambiare i valori in ingresso. Invece sulle altre magari c'è solamente la possibilità di farlo tramite l'applicazione e quindi non possiamo utilizzarla come vogliamo noi se non abbiamo il telefono appresso. Tra l'altro nel manuale di istruzioni troviamo anche il codice QR per poter scaricare l'applicazione, che vi faccio vedere immediatamente. Io l'ho già installato ovviamente, quindi la apro, troviamo subito la Power Station, possiamo anche attivare e disattivare le varie porte USB di corrente continua oppure corrente alternata, possiamo anche impostare la luminosità del LED, che non vi ho fatto vedere ma è nella parte posteriore, quindi possiamo utilizzare la modalità lampeggio. Se io adesso spengo la luce, vedete che alle spalle c'è la lampada, quindi la torcia integrata che lampeggia. E poi ovviamente abbiamo le informazioni che riguardano le uscite e gli ingressi. Si attiva ovviamente l'icona anche se noi non stiamo utilizzando la porta, però ci informa che è stata accesa ed eventualmente poi ci informa pure del valore riportandolo qua in alto. Questo per quanto riguarda ogni tipo di uscita. Ma possiamo cliccare sull'ingranaggio e quindi cambiare alcune impostazioni anche per quanto riguarda la ricarica. Quindi charging setting, possiamo dare alcune impostazioni con la carica massima, la carica minima, la modalità quindi silenziosa e così via fino alla modalità standby per quanto riguarda le varie uscite, quindi se inutilizzate dopo quanto tempo deve andare in standby la Power Station. Ma possiamo anche impostare dopo quanto tempo deve spegnersi il display se noi non lo utilizziamo. E io per esempio ho impostato 30 minuti, ma se voi volete ridurre la luminosità basta fare un doppio clic e il display si abbasserà per quanto riguarda la luminosità. Per vederlo di nuovo luminoso basta toccarlo un'altra volta. Poi possiamo cambiare alcune impostazioni per quanto riguarda il suono, nonché l'aggiornamento del firmware, e per ora le Power Station sono aggiornate all'ultimo firmware disponibile. Allora guardiamo quindi il manuale di istruzioni, vi farò vedere, vi leggerò molto velocemente soltanto alcune caratteristiche. Quindi il peso 42,5 kg, per poterla ricaricare basta collegare semplicemente alla presa perché il trasformatore è all'interno, ovviamente ha un inverter bidirezionale, si può espandere utilizzando due moduli fino a 11.520 watt/ora, sono davvero tantissimi. E per quanto riguarda le caratteristiche delle batterie, abbiamo le litio ferrofosfato che garantiscono, almeno per quanto riguarda le Fossilbot, dichiara fino a 18 anni di ricarica e soprattutto, come il modello precedente, funziona anche come UPS, quindi se ci alimentiamo qualcosa che non deve spegnersi quando va via la corrente perché c'è un blackout, si attiverà in automatico in pochissimi millisecondi e continuerà ad alimentare computer, stampanti, elettromedicali, tutto ciò che deve rimanere acceso quando non abbiamo la corrente in casa. Ma come vediamo in queste immagini, anzi facciamo una registrazione dello schermo così poi la metto qua in sovraimpressione, abbiamo la possibilità di ricaricarla con i pannelli solari e con la corrente di casa quando vogliamo trasportare tutta l'energia accumulata in esterno con ben 4200 watt, una ricarica molto veloce, in un'ora e mezza praticamente permette di ricaricarle. Abbiamo diverse immagini che ci fanno alcuni esempi per vedere come si affiancano, insomma, l'utilizzo, e considerate che 6500 cicli di ricarica, più di 6500 cicli di ricarica, vi permettono di utilizzare queste Power Station per più di 18 anni, perché quando superiamo questi 6500 cicli di ricarica le Power Station non smettono di funzionare ma arrivano all'80% delle loro prestazioni, e con queste prestazioni vuol dire che continueranno ad avere delle ottime prestazioni a lungo. Poi abbiamo delle immagini che ci fanno vedere l'utilizzo, per esempio in campeggio col camper con i pannelli da esterno flessibili, l'utilizzo per quanto riguarda eventuali blackout, quindi all'interno di un'abitazione, che abbiamo 3840 watt/ora e 3840 watt/ora ciascuno. Eh sì, ma io quando li recupero poi soldi dell'investimento utilizzando queste Power Station come accumulo? Beh, bisogna capire che innanzitutto, come ho detto per tutto il video, le Power Station non vengono acquistate solo come accumulo, altrimenti uno mette delle batterie, mette un inverter, mette i pannelli solari, si fa un impianto classico e ha risolto il problema. Il discorso è che le Power Station sono trasportabili e che ci danno la possibilità di utilizzare ovunque questa corrente che noi accumuliamo, che fanno da UPS, e tutto quello che vi ho spiegato finora in questo video e tutte le altre cose che vi ho detto negli altri video. Le Power Station le comprano le persone che hanno capito a cosa servono e che hanno capito che effettivamente gli servono. Se a voi non serve utilizzarle per lo scopo per cui nascono, ovviamente potete ricorrere ad altri tipi di accumulo, altri tipi di impianti, ma così avreste una comodità che con l'impianto fisso non avreste. Quindi se vi serve, ok, se non vi serve, è inutile acquistarle.
Io vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, spero di esservi stato utile, essere stato chiaro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua giù, cliccando sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!